Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci hanno sempre detto che la pirateria uccide il calcio, questo lo dicevano anche nelle videocassette, nei VHS dei film, però fondamentalmente ce lo dicono anche per il calcio. Anzi, dicono che la stessa pirateria sia la causa, l'unica causa che sta ammazzando il calcio, voglio dire che sta portando al collasso il sistema calcio delle TV, dei diritti televisivi. Come sappiamo, l'ultima notizia, ed è quella su cui mi voglio soffermare, è che DAZN ha avuto un calo, una perdita di spettatori nelle prime 3 giornate di 1,6 milioni di spettatori, confrontanti con i numeri dello scorso anno. Un declino, quasi un collasso, sono tanti 1,6 milioni di spettatori. Leggevo che la prima giornata, se non sbaglio, era stata vista nel 2022 da 14 milioni, diventa di 13 nel 2023. E 11 qualcosa nel 24, quindi veramente un crollo che già è iniziato un paio d'anni fa. Mentre tutti cercano di puntare il dito contro i fruitori di piattaforme illegali come se fossero l'unico problema, e attenzione, non è che non sia un problema, il problema non è l'unico, perché un conto è quando un problema è l'unico problema, un conto è quando è uno dei problemi. Ma puntare il dito e trovare le motivazioni solo da quel punto di vista vuol dire avere o una visione miope, quindi non capire e comprendere il problema, o far finta di non capire, che è anche uno sport molto, molto interessante in Italia, quello di far finta di non capire. Perché un conto è non capire, e magari l'ignoranza è una cosa che è risolvibile imparando e studiando, no? Ma fare finta di non capire denota anche un po' di malafede. Perché quello che sta succedendo fondamentalmente è questo: i prezzi sono sempre più alti, e parliamo di un servizio, ragazzi, che non è un servizio necessario, cioè avere l'abbonamento da DAZN, Netflix, Prime, non è un servizio senza la quale non viviamo. Voglio dire, l'obiettivo delle famiglie italiane penso che sia pagare le bollette, l'affitto, il mutuo. Se non ci sono soldi per quello, rinunciamo a DAZN. Quindi è chiaro che alzare i prezzi di un servizio di questo tipo, quindi secondario per importanza, cioè non sempre gioca a proprio favore. Ma soprattutto non gioca a proprio favore anche il livello del servizio. Cioè, se noi paghiamo di più per un servizio che è sempre minore, beh, diciamo che le persone non sono molto invogliate a pagare, e quindi l'illegalità non è che si alimenta solo di chi vuole creare illegalità tanto per, ma anche di chi fondamentalmente non fa, ce la fa a pagare un servizio. Ed è inevitabile che poi alla fine si ricada in quella direzione, perché nell'illegalità c'è una persona poi che ci guadagna, colui che sfrutta, no? Che crea la piattaforma illegale. Ma chi usufruisce non è che guadagni qualcosa, al massimo risparmia dei soldi che verserebbe per un abbonamento da solo. Quindi non possiamo dimenticarci che il servizio per n motivi sta scadendo. Più poi c'è la componente del tifo. Il calcio è uno sport, ma a differenza di altri sport, è uno sport molto divisivo, molto fazioso, fatto a fazioni, in cui c'è anche una visceralità, una passione intrinseca nello sport stesso che porta i tifosi anche a spendere nei confronti di chi tratta bene la propria squadra. Quello che è successo negli ultimi anni con la Juventus è stata una botta per tutte le attività a pagamento. Molti hanno cercato di sminuire l'impatto dicendo che solo 6.000 tifosi juventini hanno disdetto l'abbonamento DAZN, quando noi diciamo che insomma era molto più alto, ma effettivamente forse quei 6.000 sono un po' riduttivi come numeri per le disdette, perché quello che sta succedendo è che DAZN appunto ha perso 1,6 milioni di spettatori, e non penso che siano tutti juventini, ma penso che buona parte possa esserlo. Quindi quando si parla di calcio, e chiaramente quando c'è un'azienda che deve guadagnare dei tifosi, dovresti avere un trattamento corretto dei tifosi, e per trattamento corretto non vuol dire avere un trattamento di favore verso alcuni tifosi piuttosto che altri, ma vorrebbe dire portare avanti le informazioni vere e non influenzate da pensieri da tifo da parte di chi le emette. Questa è una cosa molto importante e che secondo me è parte dell'insuccesso delle piattaforme legali degli ultimi tempi. Ci sono tante motivazioni poi che potremo guardare, no? Il servizio, l'aumento dei prezzi, i recenti problemi. Quello che poi si conferma è che le 3 partite più viste nelle prime 3 giornate sono Juventus Como, Verona Juventus, Juventus Roma. Quindi, nonostante tutto, è la Juventus ancora una volta che sta trascinando la baracca. Spero che questa cosa qua venga percepita da chi sta leggendo sui giornali il fatto che si siano persi 1,6 milioni di spettatori. Perché se questa cosa qua non dovesse arrivare, forse c'è un problema di base, e anche le grandi aziende che gestiscono insomma, la piattaforma televisive e non quelle insomma, del web, dovremmo domandarsi se sono in grado di portare avanti una dinamica di questo tipo che coinvolge
miliardi di euro di affari e milioni di persone e di utenti. Quindi vedremo se dopo questa pacca ci sarà una svolta nel servizio, nei prezzi e tutto ciò che ne consegue. Poi alla fine uno potrebbe dire: ma ce ne freghiamo. In realtà fregarsi non è sempre buona cosa, perché anche i club di calcio, tra cui il nostro, ha nella componente di cavi la componente dei diritti televisivi. Quindi se i diritti televisivi varranno sempre meno, perché è quello che succederà quando chiaramente il valore dei diritti televisivi si perde, perché? Perché ci sono sempre meno utenti che ne usufruiscono, nessuno è disposto a pagare per quelle cifre. E queste cifre qua impatteranno anche su di noi, cioè il calo dei televisivi è diretta conseguenza di questo calo qua, è tutto un cane che si morde la coda. Quindi da una parte potremmo dire ok, ce ne freghiamo perché tanto falliscono loro, dall'altra parte però in qualche modo stiamo influenzando anche noi. La cosa migliore è che il sistema diventa un sistema trasparente, coerente e funzionante, altrimenti è vero che da zona sicuramente avrà qualche problemino, ma potremmo a ruota averceli anche noi, ma questo si vedrà nel lungo medio termine. Intanto vi chiedo cortesemente il vostro commento a tal proposito qui sotto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Come sempre, Forza Juve, e alla prossima. Ciao. Juve, grido forza Juve, la partita di Messi la chiude, non mi